No, ecco, ma non so, un commento più colorito, uno di colorito che ti è rimasto così nella memoria, ti ha impressionato. No, Niente di adesso tutto, non solo vorrei, la barriera degli epiteti. non mi vorrei sbilanciare, scrivono di tutto, alcuni mandano queste foto che vi dicevo un po' Sì, beh, colorite. diciamo, c'è un uso anche della multimedialità ormai, scopo politico, per cui fotomontaggio, che ormai è diventato molto facile E attraverso poi ci internet, sono. Photoshop o altro, no? Viene usato appunto molto spesso per prendere in giro, no? Le campagne pubblicitarie, Esatto. promozionali delle altre parti politiche o altro. Questo anche appunto è bello, è un nuovo modo, no? Di Sì, di fare usare le campagna politica. foto come io sto usando i video per comunicare, non più le Certo. E parole. tu sei nato anche, per quanto riguarda le review tax, anche intervistare vari politici. Giusto Esatto. personalmente proprio. Direi tutti, li ho chiamati prima, li ho avvisati, alcuni no, mi sono presentato, o quando erano nella mia zona mi presentavo, dicevo, mi hanno avvisato che siete nella mia zona e di conseguenza Ma mi come sono ti fatto vedere. presentavi? Cioè, tu non credo che sia No, una. la domanda che facevo di rito, come dico io, era la famosa cosa ne pensa della delirium tax? Mi domandavo, quando uno si presenta come, ah, io sono uno che scrive su Facebook, io sono No, uno, tra virgolette, e dico, ma che cacchio vuoi te, ma chi sei? Sei un giornalista, non sei Esatto, io mi un presentavo da singolo cittadino dicendo rappresento quelli delirati, come dico io, che hanno preso la multa e vi vorrei fare un'intervista, non sono un giornalista, dunque quando può del buono, lui ha degli orari d'ufficio, va bene, vengo quando c'è l'orario Quindi hanno tutti d'ufficio. accettato tranquillamente, nonostante tu non appartenessi a nessuna testata, Esatto, hanno diciamo. tutti accettato, alcuni l'ho dovuto rincorrere, però alla fine chi cerca trova. E di conseguenza direi che sono arrivato sulle 25 interviste, inserendo alcuni comici, Giacobassi, Eraldo Turra, Pizzocchi, giusto per avere anche un lato comico della cosa, come ho detto con loro, perché mi Certo. sembrava carino vedere. Ho intervistato il direttore del Resto del Carlino, che me lo sono trovato lì e lui mi ha detto, ah, il nome Delirium Tax l'abbiamo dato noi, al quale ho detto, guarda che noi non ti vogliamo portare via questo diritto di nome. Bene, adesso andiamo un attimo in pubblicità, aspettiamo un secondo che il razzo. Così. Mi hanno risposto come immaginavo, ma non mi interessava, comunque sono stato visto. Certo. Dunque è piaciuto il mio link messo sulle rispettive bacheche, sia di Del Bono che di Cazzola, perché come poi si lamentavano anche dalle interviste che ho visto dalle varie reti private bolognesi, i bolognesi sono abituati, gli italiani, al gossip, ma alla fine il gossip va a coprire quello che in realtà bisognerebbe parlare, cioè dei programmi. Sì, dopo un po' anche i gossip poi stanca comunque, Ma eh. il gossip viene poi messo anche apposta per così evitare di parlare poi dei programmi che Ah, forse poi certo. dopo non si riescono poi a mantenere. Comunque, beh, noi ricordiamo appunto che comunque Facebook è un'azienda privata, che tutti i dati che uno carica su Americani. Facebook, poi dopo ovviamente sono commercializzati, sono oggetto di vendita, per cui appunto evitate di dare troppi dati relativamente alle vostre Soprattutto. abitudini e ai vostri gusti, perché insomma così fare un favore a un'azienda privata Soprattutto non lo voglio avere aggiungendo applicazioni. commercializzato. Aggiungendo le applicazioni, lì vengono a vedere i tuoi dati, è lì. Perché io posso Infatti. creare un'applicazione e usare dopo i tuoi dati quando tu compri, Questo tra era lo scopo, virgolette. infatti volevo dire anche questo, delle applicazioni, infatti, raccogliere dati relativamente ai consumi e ai gusti delle persone. Bene, continuiamo con la musica. Di questa vicenda micro-macroscopica, di questa mosca caduta a terra per l'irruenza, forse, del nostro Barak. Diciamo che se fossimo stati al suo posto forse l'avremmo fatto anche noi tutti, dunque è inutile essere ipocriti, e gli animalisti me lo immaginavo che dicessero qualcosa, perché Obama è talmente conosciuto e famoso a questo mondo che c'è sempre qualcuno che è pronto ad attaccare, Certo. diciamo in questo caso un'uccisione di una mosca.
quando vengono uccise ogni giorno nelle varie guerre, anche tante mosche anche nelle varie guerre. Esatto, sì. Tante mosche e mosconi. Teniamo su cose ad esempio. Così con l'altro negativo è che un sospettore di Obama adesso non può più, non so, comprovate, era un meccaniano convinto, dicendo guarda che il nostro presidente non è guarda con me, non fare male una mosca. L'unico limite, per il resto direi che esatto. Parte di scherzi, comunque sono d'accordo con te, siamo d'accordo con te. Oh, ha scritto oggi diciamo una poesia che si intitola Persia. Beh, la vado a decantare. Persia, verde onda, di ribellione gravida, recisa, cammini ancora, ma a volte vita incontra morte, come a volte amore incontra catene. Persia, bellezza uccisa, tua figlia ora la accudisce popolo, tua figlia ora la nutre moltitudine. Persia, tua figlia ora è salva e gli hanno dato il nome Libertà. Salutiamo. Sì, noi diamo appuntamento la prossima settimana con Sballottain, quindi per quanto riguarda il vostro rapsodico onda svidane a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ringraziamo i qui presenti i nostri ospiti che ci hanno così allettato di informazioni, blues, web e quant'altro. Sì, ringraziamo appunto anche Andrea Marchi, alias Obamarchi, presente ampiamente su Facebook con vari profili, da Delirium Tax appunto a Obama. E niente, appuntamento a domenica prossima, ricordiamo sempre Buono Barza Live, presente alla terrazza della Valle dei Porci, e che appunto adesso vi offrirà un estratto del concerto di Kobayashi. PS, il Rapsodico gli dà appuntamento per domenica 5 luglio, perché la prossima domenica, 28 invece, giugno, sarò a Roma in altre vicende vicendato, ma comunque tornerò.